più rumore, perché il silenzio poco ha da spartire con quel che deve. Ringrazio il sindaco Orlando per il suo inizio di saluto. Sono Alessandro Poni, Università della Sapienza di Roma, e ci occupiamo di trattati europei e delle relazioni con la Costituzione italiana. Ne parliamo con una introduzione da parte del professor Guarino. Il professor Guarino non ha bisogno di presentazioni, decano delle Costituzioni italiane, è stato deputato nella decima legislatura e senatore della undicesima, più volte ministro, e vi invito semplicemente a passare la parola al professore. Prego. Io ringrazio tutti, credo che corriate un grande pericolo, ringrazio per il vostro essere, per le cose che io ringrazio per la famiglia, la salute che rispetto al quale tengo molto, sono decrezza. E il dottor Palestra mi ha fatto le grazie intellettuali. E vi ringrazio tutti voi perché suppongo che sempre avete guidato, avete anche letto qualcuna delle cose che ho scritto. Sono molto contento di aver ritrovato dopo molti anni di persona l'amico Orlando. Se per noi potessimo rimarcare alcune delle nostre cose passate, le vediamo fuori con una parte della storia di tanto più interessante. Di che si tratta? Stamattina ho letto il titolo che è stato utilizzato per verificare l'ambito della discussione di stamattina. E come spesso accade, questo titolo ha suscitato in me delle idee che sono nuove, perché noi nella ricerca ogni passo che compiamo è fra dei progressi che ci portano molto più lontano di quanto noi immaginassimo. E quindi passo dopo passo si arriva a dei risultati che ci sorprendono. Il passo che stamattina sono stato costretto a fare leggendo il titolo utilizzato per le sedute di questa mattina, Sistema europeo della Costituzione italiana, ha fatto emergere l'importanza dell'ultima parte dell'ultimo saggio. Quello che nega, quello che afferma, dimostrato fino ad essere nessuno l'ha contestato, anzi se la maggioranza ha cercato di non occuparsene, che il sistema europeo elimina in modo radicale la democrazia. E questo è il punto, dal punto di vista costituzionale, il massimo che si potesse individuare come punto di partenza per capire qual è lo stato del rapporto tra la norma costituzionale, il sistema costituzionale italiano e il sistema europeo. Quindi io partirei proprio da questo punto, prendendo poi conseguenze che sono immediate, lasciando da parte una serie di altre cose che vorremmo dire in quanto un discorso fondamentale. Quindi io darò perquisito per il momento, fino a quando non mi vengono poste domande specifiche, che l'esposizione che io ho fatto, che è stato ripubblicato anche nei quotidiani, del sistema europeo, porta necessariamente a questo risultato. Grave vulnus alle collettività, non alla Costituzione italiana, ma a tutte le collettività dei paesi membri dell'euro, compresi quelli che si ritengono favoriti, e di avere eliminato la democrazia, per un aspetto che deve essere suicida. Per una ragione che è stato possibile individuare attraverso un analisi segmentato, in tutti i suoi aspetti del sistema europeo. La democrazia non significa avere il diritto di libertà. Il diritto di libertà individuale, la libertà individuale è il presupposto della democrazia politica. Non si può esercitare il potere politico democratico se non si ha la libertà personale. Aggiungo che secondo la Costituzione italiana, per essere cittadini consapevoli dell'esercizio del potere democratico, ci vuole oltre il diritto di libertà anche una quota sufficiente di diritti sociali. La nostra Costituzione ha garantito in modo più completo possibile la libertà individuale, non c'è nessun catalogo di diritti individuali così completo come quello della Costituzione italiana. Ma la Costituzione italiana ha garantito anche strumenti necessari per l'equità sociale.
perché i diritti sociali degli individui sono rispettati. Per quale ragione? Perché se uno non ha le condizioni sufficienti per sviluppare la propria individualità culturale, intellettuale, di cosa ci dà i diritti di libertà? Questo è stato messo in rilievo nel primo saggio, uno dei miei più Sergio Fois, che pubblicò qualcosa sulla libertà di stampa e mise in stretta correlazione i diritti individuali, i diritti sociali e l'esercizio del diritto politico di democrazia. La democrazia in senso stesso è sufficiente leggere Tucidide, del discorso di Pericle e degli ateniesi, quindi cose che risalgono a 500 anni prima di Cristo, per capire in che cosa consiste la democrazia reale. La democrazia reale si ha quando i cittadini, attraverso strumenti adeguati, cioè i membri della collettività, attraverso strumenti adeguati, siano in grado di influire sulle decisioni che riguarderanno la loro vita futura. Cioè la democrazia esiste in quanto i cittadini che abbiano libertà individuale, che abbiano avuto la possibilità di maturare la capacità di fare uso del diritto di libertà individuale, abbiano uno strumento per influire sui governanti in modo che le decisioni che vengono adottate corrispondono ai loro interessi e siano soggetti alle loro indicazioni. Questa è la democrazia. Se i cittadini, i componenti della collettività, non hanno la possibilità di influire sul governo, non hanno la possibilità di influire su chi prende le decisioni alle quali saranno soggettate, la democrazia non esiste. Ora, l'effetto sicuro, ultimo, del sistema europeo è di eliminare radicalmente la democrazia. E dico subito che questo porta alle conseguenze inevitabili. Fermiamoci, ritornerò su questo punto, perché aggiunge a queste conclusioni. Ma dico, voi vedete subito di che quali sono le conseguenze. I partiti politici non hanno più nessuna funzione, fanno una vuota. C'è uno strumento politico, l'ha detto Orlando poco fa. I sindacati non contano più nulla, perché i sindacati non possono influire più sulle decisioni che riguarderanno i lavoratori. E quindi i cittadini non possono fare nulla, ci possono ammazzare, possono fare atti di violenza, possono riunirsi in grandi moltitudini, ma possono anche distruggere, raggiungere il grado più elevato di contestazione politica. Tutto questo non conta. Pochi giorni fa, di passaggio, ho visto che uno delle varie discussioni politiche in una delle televisioni, uno che ha detto con chiarezza questo stesso concetto riferendosi alla Grecia: sono morti, sono poveri, hanno uno stipendio minimo che della setta di condizioni di sopravvivenza, li hanno ridotte da 400 da 600 credo da euro al mese a 400, non c'è nulla da fare. Hanno protestato, si è fatti ammazzare, hanno fatto il massimo di quello che si potesse fare, tutto in una metà di qua. Questo è il segno reale dell'assenza di democrazia. Perché è stato reso possibile questo? Quindi è inutile che noi dobbiamo dire i partiti politici, i partiti politici sono litigano in ambiti ristrettissimi. Se dovessero la consapevolezza di non poter nulla fare, potrebbe anche rendere secondo che non vale la pena discutere, ma continua a discutere perché qui si vendono poi le posizioni individuali che uno, fino a che è possibile, cerca di mantenere. La ragione per la quale accade questo è che il sistema europeo non è quello che tutti immaginiamo. Non ci sono colpevoli particolari. Se noi individuiamo colpevoli individuali, andiamo fuori strada. Colpevole individuale può essere la Merkel, colpevole individuale può essere la finanza, colpevole individuale possono essere i poteri forti, non è così, è molto meglio, perché se fosse così noi avremmo un avversario, un governo con il quale si può provvedere. La democrazia, quando c'era, perfino nei regimi autoritari, la democrazia in qualche modo si esercita, perché il potere autoritario ha bisogno del consenso, e quindi il consenso si distrugge con le barzellette, si distrugge con manifestazioni, con degli attentati. Oggi per esempio in Cina si cominciano a tenere gli attacchi terroristici, però è già una forma di resistenza della collettività, una forma di esercizio perché il potere ne tiene conto e quindi adegua
le proprie indicazioni, le proprie direttive in modo da tenere conto, nota che questo non ci dica. Ma nel sistema europeo noi possiamo fare le cose peggiori del mondo, non succede nulla. Perché non succede nulla? Perché non si deve, la causa non è data dalla preponderanza di un potere forte di qualsiasi tipo, è dovuto a qualche cosa assolutamente sconosciuto e imprevedibile. Devo dire, se a me è stato un pallino fermo di riuscire, una determinazione ferma di riuscire a capire che cosa fosse. E quando sono riuscito a capirlo, ritengo di tutto mio dovere spiegarlo. Noi siamo in una gabbia, cioè siamo su qualche cosa sulla quale non influiscono tutte le volontà individuali. Ognuno c'è un compito predefinito, non soltanto quello che ha detto lui, ma ha detto ragione veduta, non faccio no, ma se è un italiano devo fare i compiti a casa. Noi tutti siamo rimasti sgomenti, come si permette di dire che deve fare i compiti a casa? Comunque un italiano fa i compiti a casa in posto di decino. Però riflettendo, non è soltanto l'Italia che deve fare i compiti a casa, tutti, gli organi europei, devono fare esclusivamente non i compiti a casa, i compiti che sono stabiliti ciascuno di loro. E se non compiti. E entro quei compiti sta tutta la loro attività, sono tutte condotte predeterminate. Come si è determinato questo? Come siamo arrivati a questo punto senza che nessuno se ne accorgesse? Noi dal 1999, 1 gennaio 1999, data di lancio dell'euro, siamo assoggettati a questo regime che esclude ogni autonomia degli stati dell'Unione Europea e dei singoli, ma ciascuno dei singoli e delle entità superiori, quali gli Stati o l'Unione Europea, ha il compito necessario. Ora, questo sistema è un sistema come quando una grande nave sta per affondare, c'è tutto da fare. Non è, non lo può dire tu sei prima classe, terza classe, ma no. Tutti abbiamo la conseguenza, sopporteremo le conseguenze del possibile e del probabile dell'affondamento che si avvicina al momento sempre di più. Fino al momento in cui c'è di mettere il saluto a mare, ma con il saluto a mare siamo tutti uguali. Non è che solo la salute di prima classe e di seconda classe, non è che sia responsabile quelli di prima classe e quelli di terza classe, sarà responsabile di qualcuno, però sta di fatto che la nave è destinata ad affondare e quando affonderà la colpa sarà della nave che affonda e di chi l'ha fatta affondare, ma ormai non c'è più nulla da fare perché la nave affonda. Ora questo è il punto fondamentale, che è accaduto. Vi spiego perché è accaduto, ma in quanto è accaduto è una realtà che ci travolge. Allora dobbiamo cercare di schiodare questa gabbia e uscire fuori, ma fino a quando ci sarà, noi siamo condannati alla sorte alla quale la gabbia ci opera. Vorrei che su questo punto noi discutessimo anche dopo, perché se ritorno alla premessa, se è vero che l'effetto ultimo è la eliminazione della democrazia, e lo spiegate tra poco, perché la risposta vale per tutto, per tutti, se eliminiamo, se è dovuta alla gabbia e non a nessuno, noi non dobbiamo farci attrarre dalle lotte individuali, dalla posizione dell'uno contro l'altro. Dobbiamo scavare la democrazia, aprire la porta, chiudere la porta della gabbia prima che sia rotta. È accaduto per, devo dire, per un'operazione sicuramente forzata. Non parlo per l'Italia, non parlo per il tuo paese, non faccio nome, ma rischio di scrivere perché non voglio che ci siano delle condizioni di carattere psicologico o politico. Io adesso ti scrivo le cose come sono state, perché è accaduto, come è accaduto. È accaduto il 1 gennaio 1994. Voi tutti ricorderete che il 1 gennaio 1999 doveva essere lanciato l'euro. Il 1 gennaio 1999 l'euro è stato lanciato. Ma l'euro che doveva essere lanciato era l'euro corrispondente alla disciplina del trattato. E invece il 1 gennaio 1999 è stato lanciato l'euro, ma con una disciplina diversa. E questo mi è indotto a parlare di azione fraudolenta e di un euro falso.
perché nessuno se ne accorge, perché la fraudolenza è consistita nell'adoperare delle tecniche che impediscono che qualcuno se ne accorgesse. Quindi nel 1 gennaio 1999, c'è uno che compra una macchina, compra una Rolls Royce, e danno una Rolls Royce azzurra, che è la stessa prospetto esterna, e quindi è un falso, però nella sostanza è totalmente diversa, quindi comincia a fare e non cammina più. Cosa si fa? Si porta la macchina a chi te l'ha venduta, ma qui è un sistema che si autocompa, perché tutte le azioni sono già preordinate. E quindi, essendo tutte preordinate, il sistema si autoprotegge, nessuno può singolarmente, e anche tutti insieme, non possono far uscire. La variazione consiste in questo. Il sistema originario, la disciplina del testo unico governativo, queste cose vengono reali quando uno comincia a capire meglio, quando trovi il punto. Perché senza trovare il punto di partenza, non riesce a capire la differenza tra l'euro vero e l'euro falso, la disciplina del trattato e la disciplina che si è evitato il regolamento 1466 e poi il regolamento successivo e poi l'ultimo fisco poco. Perché le parole di per sé, invece di questi atti, tutte le belle parole di questo mondo, il regolamento 1466, quello che ha distrutto, ha eliminato il radice dello sviluppo, contiene l'unico che contiene però lo sviluppo vigoroso, non si trova in nessun'altra parte lo sviluppo vigoroso. Nel regolamento 1466 si usa questa parola, uno sviluppo rigoroso. Allora lo sviluppo rigoroso, soprattutto per l'altro, ci danno lo sviluppo rigoroso, grazie a noi lo sviluppo sostenibile, noi ci danno lo sviluppo rigoroso, approviamo la occhi chiusi. La differenza è consistita in questo. Gli elaboratori delle norme del trattato, non del trattato in generale, le norme che riguardano la moneta, sono stati sostanzialmente tre. Il presidente del Bundesbank, Otto Bull, il presidente della Commissione Europea, Delors, e il nostro ministro del Tesoro, per tempo, Guido Carli. Guido Carli ha lottato con determinazione, è venuto alla fase finale, con determinazione per ottenere alcune modifiche che sono decisive. Ebbene, questi tre saggi erano più esperti di quegli altri quando si sono accettato quello che loro avevano stabilito, ma le determinazioni sono venute esclusivamente da queste tre persone, quelli Delors e Carli. Carli dice che mi sono battuto con capabilità, la delegazione italiana si è battuto con capabilità e ha introdotto il sistema fondato, il sistema complessivo, quale risulta dalle norme che erano già state approvate, da quelle introdotte questi personali specificamente per la moneta, sono consistiti non nell'obiettivo della crescita. Obiettivo della crescita, però l'obiettivo della crescita è reale se dà il potere di crescita. Se tu ti dici le parole la crescita, questo è facile dirlo, ma se non dai gli strumenti resti sempre allo stesso punto. Quindi la crescita è condizionata agli strumenti che tu hai offerto per crescita. Ora, gli strumenti per la crescita, dati dalla disciplina del Trattato Europeo, si capisce che sono cose tecniche, però mi sforzo di dirle in modo comprensibile, ma sono essenziali per capire tutto quello che viene dopo, tutta la nostra vita di oggi, e la nostra vita di domani e di dopodomani, e oggi, come sappiamo, anche la vita del mondo, perché il sistema europeo sta determinando la crisi degli Stati Uniti e in certo modo produce effetti anche per la Cina. Quindi non è solo cose secondarie, quindi abbiamo l'obbligo di capire questo mondo e di convenire, cioè non di discutere teoricamente, ma di spiegare se questo punto è esatto o non è esatto, se questo punto non posso dire non ci credo, no, di vedere impostare perché non ci credo, ma se ci credi di agire con incoerenza con questo punto, che è il punto base, il sistema inventato, perché è la prima volta che è il punto. Il sistema inventato da questi tre personaggi per una moneta che avrebbe dovuto realizzare effetti corrispondenti a quella del marzo anteriore. Il marzo anteriore si poteva il potere politico. Qui non c'era il potere politico, ma loro hanno dovuto trovare qualche cosa che desse lo stesso risultato in un modo attraverso una disciplina strana. E l'hanno risolto attraverso questi passaggi. Chi deve, chi può procurare la crescita sono esclusivamente gli Stati, non l'Unione, perché l'Unione c'è il bilancio in pareggio. Chi dà gli denari all'Unione sono gli Stati,
senza le risorse di Stato perché ora non funziona, il bilancio in pareggio non ha potere in costituzione autonoma e quindi la crescita è stata affidata agli Stati. E questo è molto importante. Gli Stati come realizzano la crescita? Il sistema europeo ha tolto agli Stati tutti i poteri che uno Stato normale ha per favorire la crescita, tutti quelli di cui lo Stato italiano si è avvalso con successo per oltre 50 anni, erano stati eliminati dalla disciplina generale del trattato. Quindi se non fossero stati previsti dei poteri specifici, e quelli soppressi sono le imprese pubbliche, le agevolazioni per singole categorie, le agevolazioni per singole regioni, insomma tutto questo sistema complesso, tutto questo è stato abrogato. E allora questi tre signori hanno dovuto dire come hanno fatto gli Stati a produrre crescita se noi chiamiamo degli strumenti adatti. Noi chiamiamo falegname, ma se noi chiamiamo gli strumenti, non ci può restare in casa. Quindi se viene un qualsiasi italiano senza strumenti, se ne va, perché non fa nulla. Ebbene, loro hanno individuato esattamente, insieme con gli effetti generali che hanno dovuto produrre il sistema, due poteri specifici. La loro politica economica, la politica economica di ciascuno degli Stati membri, dice l'articolo 103, 102, 102A e 103 del Trattato, la politica economica, perché l'economia non si risolve dalla moneta, riguarda la distribuzione degli effetti della moneta su tutto l'altro settore. E alcuni settori ne possono trarre maggior vantaggio e altri di meno. Alcuni settori ne possono subire maggior danno, altri di meno. Ci sembra bella cosa. Allora, anche un pezzo parola. Dico pezzo parola perché è stato una delle cose più interessanti della vita di insegnante, perché il primo l'insegnamento, un corso ufficiale completo del 1948, prima del quale si mostrava in Italia la nuova Costituzione, erano 8 giorni ovviamente, e allora pensavano di mettere in imbarazzo, come avere questo imbarazzo è importante professore, siamo professore, ma sono ragionamenti un piccolo professore, e poi avevo la palla sopra in fondo, e io ero la carta di punto basso del consigliato. Ebbene mi fece entrare un canerugo, il vecchio professore detto di scienza. Io mi fermai, quindi detto con intenzione, a mezza parola, gli studenti da loro facevano l'intervista del canna. E io ripresi la seconda metà della parola e potete proseguire tutto il discorso. Buono, è stato, è mezzo stato. Allora, ecco qual è questi due poteri, in cosa consistono? La politica economica, politica, non compiti da fare a casa, politica economica di ciascuno Stato membro, che è quello che serve per portare i soldi anche nell'interesse anche dell'Unione, perché serve per portare i soldi all'Unione, quest'anno il bilancio non è stato approvato, perché gli Stati membri non hanno avuto tanti soldi da quando l'Unione Europea si manteneva. E secondo, il potere di indebitamento e di limiti stabiliti dal mercato. L'indebitamento non è un limite, è un potere concesso agli Stati, il potere di indebitamento. E qui la modifica di carica è fondamentale. Ripeto, rifletteci un secondo, perché mentre tutti si riferiscono al protocollo numero 5, al quale il testo originario del trattato faceva riferimento, il 3% e il 60%, sono così grandi e basta. Il testo completo della disciplina del diritto di all'indebitamento, della capacità e al diritto e al potere di indebitamento è contenuto nell'articolo 115, in cui Claudio Bendix inserisce un emendamento con l'appoggio anche della delegazione inglese. L'emendamento approvato da tutti, quindi si legge nel punto A dell'articolo 104c, a linea primo, che dice si può superare il superamento del limite di indebitamento, è lecito se ci sono ragioni straordinarie, il termine esatto è questo qualificato, cioè significa non sono dovute alla responsabilità dello Stato, oppure è quindi temporaneo, ma fino a quando dura lo Stato straordinario tu puoi superare gli limiti necessari per affrontare la situazione straordinaria, e questo durerà fino a quando la situazione straordinaria perdurerà. Perché tu non hai potuto eliminarla. Questa è una situazione attuale, ha un'importanza determinante. Lo portiamo proprio in questi giorni, e quindi alla fine, quando se lo
la possibilità di prendere la parola e di spostare in questi giorni, in questo momento è determinato. E allora questi due poteri, che sono gli unici strumenti a disposizione degli stati per concretizzare l'obiettivo della crescita, perché la crescita l'obiettivo fosse non soltanto una parola, ma fosse qualcosa come una realtà concreta, il regolamento 1466 ha sostituito due doveri. Dovere non è la stessa cosa del potere. Se c'è il potere abbiamo la libertà e abbiamo la politica economica e abbiamo il presupposto della democraticità, il minimo della democraticità. Anche il fascismo è stato distrutto dal precedente. C'era allora un solo caso di questo tipo, hanno avuto una grande importanza per dimostrare la consistenza dell'appoggio della collettività vicino autoritario. Ma noi possiamo dire che Puzzone oggi è più buono, non abbiamo nessun effetto. Allora, l'esistenza di un potere è il presupposto della democrazia, perché il potere esercitato dal governo e le collettività, i cittadini, i componenti delle collettività hanno la possibilità giuridica di agire sul governo. Ma se il governo non ha potere, non si può fare nulla. Allora, eliminato il primo potere, il potere di politica economica, e il termine del trattato è preciso, politica economica di ciascuno Stato, ma non politica economica dell'Unione, politica economica di ciascuno Stato, che è la base per realizzare l'obiettivo della crescita. E secondo, la capacità di indebitamento. La capacità di indebitamento non è il 3% per l'indebitamento. La capacità di indebitamento è il 3% Stato, che circostanze straordinarie ti consentono, ti esigono che tu possa andare oltre, nei limiti in cui è necessario per evitare le circostanze straordinarie. Ora, questa è la premessa. Si condivide questa premessa è una cosa, se non si condivide questa premessa è una cosa completamente diversa. E questa premessa discende che oggi nessuno di noi, nessuna collettività, nemmeno in Germania, io parlo soltanto per tutti gli Stati membri, quello che vale per tutti gli Stati membri, non soltanto per noi. Gli effetti sono diversi per questa strada. Però la cambia teorica, la cambia reale è uguale per tutti. Nessuno può fare esercitare un qualche potere, tutti abbiamo soltanto per tutti insieme dei comportamenti obbligati. Allora questi comportamenti obbligati possono spendere il risultato, va benissimo. Se senza nessun sforzo particolare, abbiamo Rolls Royce, arriviamo a Milano con una nuova salita, va bene. Ma se invece i risultati sono peggiori e peggiori possibili, allora no, allora abbiamo un altro dovere, che dirò subito, poi lei mi alzerà la mano perché ho finito questa piccola aggiunta, perché i risultati sono stati i pessimi che si potessero immaginare. Dal momento in cui, secondo le discipline del trattato, sarebbe dovuto cominciare la crescita sostenibile, armoniosa, rispettosa dell'ambiente, produttrice di posti di lavoro, abbiamo avuto un fenomeno di decrescita graduale, inesorabile, sempre questo. Non è un contagio, è una causa comune che lo produce tutti gli stati, si presenta praticamente quando c'è una epidemia, non si presenta nello stesso giorno per tutti. Qualcuno comincia e poi si crede che sia stato trasmesso. No, è la stessa causa che comincia per tutti. Se l'acqua è inquinata, prima o poi saranno colpi di tutti. Quindi non è che uno lo dovrebbe dall'altro. Sarà anche da ammettere se sono malattie, però è sempre la stessa causa che provoca direttamente o indirettamente questi risultati. Ebbene, dal 1999, l'Italia, lo voglio ricordare, negli anni dal 1950 al 1990, cioè nel periodo glorioso del miracolo italiano, anche se si era fermato nell'ultima parte, l'Italia era tra i paesi democratici il primo del mondo per tasso di sviluppo, il primo. Il secondo era la Germania, terzo la Francia, poi venivano gli Stati Uniti, poi veniva l'Inghilterra. Il primo, quando mi trovai a discutere con il rappresentante del governo inglese, con il rappresentante della Commissione Cristiana per le questioni europee, quello mi disse: ma in Italia se come si discute, io dico, guarda, taccia, perché lei avete un unico conto a potere che è sempre lo stesso, ma noi che eravamo indietro di un terzo del vostro PIL, non avevamo l'impero, non avevamo materie prime, eppure in 40 anni abbiamo superato di un terzo. Nel periodo della Thatcher l'Italia ha continuato a superare l'impero, quindi Thatcher, perlomeno spiega.
Ora, questo argomento taccia questi è quello che oggi io propongo per tutti. Perché questo, se questo dato è vero, ed è dimostrato da due statistiche, non lasciano la possibilità, non mie, ma da un documento ufficiale, cioè un documento che è un'autorità mondiale, il BOC dell'Economist, che viene fatto in graduatoria ogni per 10 anni. Ebbene, la graduatoria per 10 anni, dal 1990 al 2000, degli stati con peggiore sviluppo del mondo, non conteneva nessun paese dell'euro, nessun paese dell'Unione Europea. La graduatoria dal 2000 al 2010, considerate un'altra, la prima finiva al 1999, cioè, e il secondo cominciava il 1 gennaio 2000. L'Italia nel 1999 al 2009 figura già al quarto posto degli stati con peggiore sviluppo del mondo. La Germania al decimo posto, la Germania, venivo subito dopo l'Italia, al decimo posto degli stati con peggiore sviluppo del mondo. La Francia al decimo posto degli stati, accanto al Côte d'Ivoire, cioè la sua vecchia colonia. Al decimo posto degli stati con maggiore, 14esimo posto degli stati con maggiore, minore sviluppo del mondo. E nei primi 15 o 16 c'erano tutti e 12 stati dell'Unione Europea. Ma in quella successiva, dell'anno successivo, anche questo è importante, non quella dell'epoca del 2012, ma l'epoca del 2013, cioè che partiva non dal 99 al 2009, ma dal 2000 al 2010, abbiamo una conferma. Perché l'Italia dal quarto posto scende al terzo, che bellezza, siamo al terzo posto del mondo, no, delle peggiori, del peggiore sviluppo del mondo. La Germania, dal decimo scende, insomma anche la Germania migliore di un punto, ma non migliore di un punto, peggiore del mondo. E la Francia peggiore ancora un altro punto. La Germania è allo stesso livello di un'altra, la Francia è allo stesso livello di un'altra. Ora proviamo ancora a discutere, c'è un altro elemento, nel 2006 sono stato invitato ad una audizione della Commissione del Tesoro del Senato. Ho depositato un grafico, che sono in grado di mettere a disposizione di chi lo vuole esaminare anche oggi, nel quale calcolavo che se lo sviluppo fosse stato il 3%, si sarebbe avuto una curva. Del 2% un'altra curva, del 1% un'altra curva, poi ho detto mettiamo 0,50%, ma immaginate che non sarebbe stata una cosa inverosimile, che mai si sarebbe verificata. Ebbene, la traiettoria dello 0,5% indicava esattamente che se lo tasso di sviluppo fosse stato dello 0,5%, nel 2013 avremmo raggiunto il 130% del debito. Volete ancora? Abbiamo una prova obiettiva perché è stato previsto da prima, è stato previsto da un documento che qui vi posso dimostrare. Quindi non sono cose che accadono in questo momento, sono conseguenze necessarie, dirette di questo fattore unico che è l'imposizione di un altro regno. Non due poteri, ma due doveri, i quali consistono nel risultato del pareggio del bilancio a medio termine. Secondo questo vale per tutti, il dovere generale, il compito di casa uguale per tutti, ma non è il professore, non si dice il compito di casa, ma un compito che vale per tutti, il compito per tutti, il pareggio di bilancio a questo tempo. Ma si aggiunge un secondo dovere, per ogni Stato una prescrizione particolare del percorso da realizzare, da quale attenersi per raggiungere questo obiettivo del medio termine. Quindi è questa la causa della nostra situazione, è la causa che ci costringe tutti, ogni paese europeo, anche se con effetti diversi, la tesi che ho sostenuto anche in un dibattito con i tedeschi, che la Germania ha perduto più di tutti, ma ha perduto in un modo diverso, più crocessato, quello che avrebbe potuto produrre, realizzare nel mondo, che non ha realizzato, perché quello che voi dovete avere presente che dal 2000 è cominciato il grande sviluppo mondiale, era già in atto prima, ma non aveva ancora percepito. Ebbene, la Germania, nel settore che era dominante, quello delle televisioni, di tutti i processi collegati, è scomparsa.
E invece il primo produttore del mondo è la Cina, il primo produttore del mondo al distacco da tutti gli altri nelle tecnologie e nei sistemi informatici è la Cina. Ma il secondo purtroppo oggi è colpito da questo disastro, il grande Filippine, che erano fondissimi nella migratoria. Questo perché è accaduto perché ha avuto un lucro cessante. Anche gli altri paesi hanno avuto in parte un lucro cessante, gli altri paesi hanno avuto anche il danno energetico, che significa avere ogni giorno di più nuovi disoccupati, ogni giorno di più imprese che chiudono, ogni giorno di più lo Stato che vede deperite le sue ricchezze, lo Stato che vede deperite le sue strumenti di azione. E tutto questo non c'è nulla da fare, non possiamo protestare, perché possiamo protestare ma non c'è da nulla. Possiamo salire sul settore e dire se non mi date l'aumento, non c'è nulla da fare. Nessun governo può fare una cosa di diversa. Si può divertire a spostare una spesa da un settore all'altro provocando un maggiore danno, perché danneggia il settore dal quale si sottraggono le risorse, non favorisce l'altro, perché nel futuro delle risorse si potranno. Quindi questa è la parte che... Professor Guarino, grazie.